Amici di Salute in Movimento, ciao! Oggi sono qui a farvi vedere un esercizio semplicissimo e veramente molto 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 efficace per migliorare la vostra mobilità articolare a livello della spalla. Potete farlo come riscaldamento per una seduta di allenamento, comunque per iniziare degli esercizi quando allenate appunto la spalla, oppure per se avete dolore alla cervicale o volete semplicemente un pochino sciogliere la cervicale, potete fare questo esercizio. Allora, io ne farò un paio di varianti. Uso la panca perché ce l'ho a disposizione, quindi la posso usare. Eccola qua. Allora, l'unico strumento da usare effettivamente, oltre a un punto d'appoggio, è un manubrio da un chilo. Io uso quello da un chilo perché non è importante il peso. Se siete a casa o in ufficio, potete usare anche banalmente una bottiglietta da mezzo litro d'acqua. Allora, questo è l'appoggio e quello che facciamo è sciogliere innanzitutto la spalla e poi andare ad innescare un movimento circolatorio, ok? Che poi andrà quasi per inerzia. In questo modo, dopo averlo fatto per qualche istante, andiamo a cambiare il verso del cerchio. Facendo quasi come se il movimento che parte dalla spalla andasse da solo. E la variante è fare il pendolo, quindi usare il braccio come se fosse un pendolo. Il movimento parte sempre dalla spalla e va avanti quasi per inerzia. Un minuto, ad esempio. Lo facciamo anche al muro, perché potremmo anche non avere una base di appoggio di quel genere. Un muro in generale si può trovare da tutte le parti. Lo facciamo dall'altra parte, così intanto anche io lo faccio. Quindi prendiamo il nostro strumento, che può essere, come dicevo, un manubrio, una bottiglietta d'acqua, quello che può servire per avere almeno un chilo più o meno di peso, e andiamo a fare dei movimenti circolari molto sciolti. La spalla è rilassata. Il movimento va da sé. Cambiamo giro. E andiamo a penzoloni a fare il pendolo. Facendo un po' di attenzione potete accorgervi anche proprio della differenza tra una spalla e l'altra nella modalità e nella riuscita di questo esercizio, proprio per rendervi conto quale delle due spalle ha più bisogno di questo movimento per essere maggiormente sciolta. Bene, con questo è tutto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, fate come al solito, commentateci tantissimo, cliccateci, linkateci, condivideteci e chiederci altri video e altri esercizi che vi piace vedere per la vostra fitness. Grazie a tutti e alla prossima!